Non contava come, non contava con quale risultato, contava solo vincere. Il Zambiase riesce nell'intento di battere la Nissa nell'anticipo del 14° turno, grazie ad un rigore realizzato dallo specialista Lio, e si porta a 15 punti, scavalcando momentaneamente la Cavese, avvicinandosi all'Icata e alla coppia Vibonese Agropoli. Al Dippolito va però in scena una gara brutta, caratterizzata da un terreno di gioco pesante almeno quanto la posta in palio, ossia punti vitali in chiave salvezza. Le due squadre sembrano contratte, Morelli e compagni osano decisamente qualcosa in più, mentre la Nissa pensa più a non prenderle. Nella prima frazione, ospiti non pervenuti, Desio interpreta il ruolo di spettatore non pagante. Il Zambiase cerca invece di fare la partita senza concedere campo agli avversari. Dopo le proteste per un probabile intervento di mano in area nissena al settimo, la prima vera azione del match arriva al 16°, con lo spunto personale di Carrozza che scambia con Curcio e conclude sull'esterno della rete. Quindi ci prova per due volte Lio, prima su punizione con palla che termina poco distante dal 7, poi con un colpo al volo che costringe a Mendola l'intervento in due tempi, disturbato da Chirillo in posizione di offside. La gara si sblocca al 33°, quando Russo viene sgambettato in area di rigore. Torsello di Michelino decreta il penalty che Lio non sbaglia, nonostante a Mendola arrivi sul pallone. E la rete che segna il ritorno al gol di Lio, a digiuno di segnature dal 5-1 ai danni del Palazzolo, giorno dell'ultima vittoria stagionale dei giallorossi, datata 30 settembre. E sarà anche la rete che deciderà il match. La Nissa nel primo tempo è tutta qui. Solo qualche conclusione sbilenca che Desio deve solo guardare mentre termina fuori. Siciliani più propositivi nella ripresa, ma mai veramente pericolosi. È sempre il Zambiase a fare la partita. Lio ci prova da fuori, mira da rivedere. La mira del numero 10 è invece buona quando mette questo pallone in mezzo per Cordiano, che non ci arriva per un soffio, mentre la conclusione di Russo dal limite finisce tra le braccia di Amendola. Va vicino alla doppietta personale Lio al 20°, al termine di una bella azione partita dai piedi di Curcio, passata per quelli di Chirillo e chiusa male da Lio. Prende maggiore fiducia la squadra di Golesano al 35°, quando Russo rimedia il secondo cartellino giallo, l'altro era arrivato appena 4 minuti prima, e lascia i suoi in 10. I siciliani prendono più campo e aggrediscono con maggiore determinazione, ma non riescono mai ad affacciarsi minacciosamente dalle parti di Desio. L'ultimo brivido arriva infatti per la porta difesa da Mendola, con il corner battuto direttamente verso lo specchio da Curcio. Il numero 1 ospite sventa come può. Dopo 6 lunghi ed interminabili minuti di recupero tra i crampi di molti dei giocatori in campo, il direttore di gara fischia la fine dell'incontro. Sudato, combattuto, tenacemente conquistato. Un successo che vale doppio per il Zambiase nello scontro diretto contro la Nissa.